Debutto ufficiale durante i lavori del Consiglio Comunale di Taranto del Movimento Realtà Italia. Filippo Iliano e Giovanni Cataldino, ex esponenti di SDS, hanno formato il nuovo gruppo in Consiglio Comunale. Il Movimento Realtà Italia è presieduto da Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Bari. Presidente della Commissione Attività Produttive, Filippo Iliano ha lasciato SDS, lista con la quale era stato eletto alle consultazioni del maggio 2012. Stesso percorso per Giovanni Cataldino, che però in consiglio aveva scelto di dichiararsi indipendente prima di essere tra i promotori del gruppo Costruire Politica. Questa mattina in Consiglio Comunale si costituisce un nuovo gruppo, Realtà Italia, il partito fondato dall'ex consigliere regionale barese di centrosinistra Olivieri. Ne fanno parte Filippo Iliano, che è il capogruppo, e l'ex vice sindaco della Giunta Stefano 1, Gianni Cataldino. Perché? Sì, perché c'è stata proprio la città proprio la necessità di avere un contatto diretto con la Regione Puglia. Siccome con il collega Gianni Cataldini abbiamo deciso di fare un gruppo consiliare affinché possiamo risolvere i problemi della città, affrontando, diciamo, noi stessi in prima persona andare alla regione. Siccome abbiamo due consiglieri regionali, sia Boccolieri e Anastasio, che sono del Movimento Nazionale di Realtà Italia, quindi con loro cercheremo di collaborare per le problematiche della città. Devo dire anche che la realtà Italia è nata da circa 6-7 mesi. Il nostro presidente si chiama Giacomo Olivieri, è candidato attualmente oggi alle primarie per il centro-sinistra su Bari. 3-4 mesi fa abbiamo fatto alle politiche, alle regionali in Basilicata, abbiamo ottenuto circa un 6% ottenendo la vicepresidente della Basilicata, e quindi abbiamo anche come punto di riferimento al Parlamento europeo Pino Arlacchi. Quindi oramai è una realtà nazionale che si sta crescendo, e quindi noi su Taranto cercheremo in tutti i modi di crescere questa realtà dei cittadini, diciamo. Poi più o meno se parliamo sempre per risolvere i problemi dei cittadini.